Buonasera a tutti, io sono Giuliana Di Villo, consigliera del decimo municipio. Decimo municipio in cui in questo momento il presidente ha dato le dimissioni. Presidente del PD, che noi abbiamo visto da quando è iniziata questa avventura, che abbiamo iniziato la consigliatura, abbiamo visto di giorno in giorno sempre più nervoso, sempre più provato. E a Ostia c'è una situazione particolare. Subito dopo che abbiamo iniziato questa avventura ci sono stati una serie di arresti sul litorale per mafia, infiltrazioni mafiose. Ci sono delle famiglie, clan che governano il municipio da tantissimi anni e ci sono uffici dove il direttore dell'ufficio tecnico Papalini sta in carcere perché sono sicuramente con le mani in pasta in tante questioni e sono successe tante cose dopo questi 51 arresti, poi il fatto di Mafia Capitale, e fatto sta che una decina di giorni fa il presidente del municipio ha annunciato le sue dimissioni. Dimissioni che lui ufficialmente fino all'8 aprile ha tempo per ritirare. E diciamo che da Roma c'era stato l'input di creare una nuova giunta e quindi ovviamente con le dimissioni del presidente tutta la giunta cade, ma da Roma erano pronti degli assessori nuovi, si faceva il nome di Livia Turco, di gente insomma con un certo passato, e pensavamo che le ritirasse a quel punto e che fosse tutta quanta diciamo un po' una farsa, e così doveva essere, ma nel giro di 72 ore non so cosa sia successo, ma il commissario Esposito, che sta lì al decimo municipio, ha consigliato vivamente al presidente Tassone di ritirare, cioè di non ritirare le sue dimissioni e confermarle. Quindi in questo momento non si sa bene cosa succederà. E diciamo che Marino in questo momento la palla passa a lui e alla sua giunta, che in questo momento governerà il municipio. Marino potrebbe mettere un commissario esterno e poi si deciderà quando andare a votare. La prima finestra utile potrebbe essere già adesso a ottobre, se no la prossima primavera. Questo non si sa, non lo sappiamo ancora, è un clima assurdo perché il municipio è pieno di problemi. Il decimo, se voi camminate per strada, c'ha le buche che non sono buche, sono voragini, e gente che casca e si fa male, macchine che si rompono, problemi su problemi, veramente, le scuole che cascano a pezzi. Poi noi abbiamo il litorale con un appalto per un bando per la spiaggia di Castel Porziano che deve iniziare, devono essere abbattuti dei chioschi che già con l'altra legislatura hanno cominciato a esistere in maniera diciamo illegale perché si sono allargati, dovevano essere di una certa dimensione e sono diventati grandissimi, quindi sono problemi su problemi, ma che si trascinano non da questa consigliatura ma da tempi e tempi, e vi assicuro in questi 20 mesi in cui siamo stati lì noi abbiamo visto un continuo rimpiazzarsi di colpe, ma quando governavo io, ma quando governavi te, ma colpa nostra, colpa vostra. Noi abbiamo fatto una serie di atti, abbiamo tirato fuori veramente tante cose, potrei raccontarvene tantissime. La cosa bella è che è stato sempre un continuo fra noi, i consiglieri comunali, i consiglieri regionali e il Parlamento, e questo è quello che contraddistingue il Movimento 5 Stelle, perché guardate, questo filo diretto che abbiamo noi dai consiglieri municipali fino all'alto, fino al Senato, non ce l'ha nessuno, loro non ce l'hanno, loro non parlano con i loro interlocutori al Comune, alla Regione, sono lì fermi. Questa caratteristica ce l'ha solo il Movimento 5 Stelle ed è la forza, questa cominciare dalla base, da tutti voi che ci portate gli atti, che ci portate i contenuti, perché voi, i cittadini, conoscono il proprio territorio, solo loro lo conoscono bene e solo loro possono portare i contenuti. Grazie. Allora, buonasera, sono Gianluca.